Bene, a quanto pare una nuova serie è tornata. Ehi, se non fai ancora parte del mio regno, ti invito cortesemente a iscriverti e attivare la campanellina per ricevere tutte le novità del mio canale. Poi, se vuoi sapere tutti i tipi di video che porto settimanalmente, ti invito a passare nella descrizione del mio canale. Beh, detto questo, vi ho dato il blog per troppo tempo, perciò, buona visione! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io non ho capito cosa cazzo abbia detto. Comunque sono Alexis, oggi siamo qui nelle tre build del mese. Esatto ragazzi, applausi, applausi, grazie. Sono tornate le tre build del mese. La serie che ha spopolato sul mio canale, che poi non ho fatto più perché non avevo voglia, non avevo tempo a disposizione per farla. Sono tornato e comunque d'accordo, sempre che sono tornato e gente. E quest'oggi parleremo di build molto interessanti. Ovviamente vi spiegherò un momento come funziona la serie. Praticamente una volta al mese vi proporrò delle build di fascia bassa 400 euro, media 600, no, 800 euro e alta 1200 euro. E queste build serviranno alle persone che vogliono farsi un computer nel mese corrente. Ovviamente nel mese prossimo vi consiglierò altri computer che potrebbero essere ideali, perché ovviamente le cose cambieranno, perché usciranno le schede video, sicuramente a fine agosto, quindi usciranno le schede video, come possiamo dire di no, e vabbè, ci saranno i processori, quindi siccome la tecnologia va avanti, bisogna anche che le build siano al passo coi tempi, scappiamoci, vabbè. Comunque ragazzi, per il ritorno di questa serie ho almeno 25 like, almeno questo lo voglio, quindi allora iniziamo, mettiamoci i nostri occhiali professionali che cambierò. Devo che non ordinare un altro paio per questo sono di mia sorella, però per essere più professionale. E controlliamo che build abbiamo. Allora, a parte i manga di Google e gli occhiali che mi devo comprare, e i LED RGB address perché mi dovrò comprare, e l'alimentatore che non mi comprerò perché non c'ho voglia, e la scheda video che non c'ho voglia, e la tastiera che ormai ho ordinato che sta arrivando, che vedrete l'unboxing della prossima settimana. Via questa merda. Vediamo la build di oggi. Beh ragazzi, piccolo, allora ascoltate, praticamente la build a 400 euro mi ero dimenticato di aggiungerci l'hard disk, perché mi ero dimenticato, dato che non ci ho fatto caso, siete la componente che mi dimentico più spesso nelle build low budget, e quindi dicevo, rimangono quei tanti soldi, allora ci aggiungo qualcos'altro, infatti mi sembrava strano. Quindi ho rifatto la build occhiali professionali e controlliamo, ci aggiungo anche dei RAM migliori rispetto a quelli di prima che mi sono dimenticato di aggiungere, ma vabbè, cambia poco niente. Allora, abbiamo come processore, abbiamo detto, il 2200G, 3.5 MHz, 2 MB di cache, non dico cache, dopo la gente mi a casa mia con le forche e col fuoco. Arrogo, Alexis ha detto cache, non cache, ma va bene, lasciamo stare questi dettagli. Scheda madre a 50x4 di ASRock, sì, nulla da dire, scheda madre abbastanza micro ATX, ma errato, sì, una micro ATX, quindi d'accordo, per la build è perfetta, come il metodo, uno Sharkoon WPC 80 Plus Bronze da 450W, come case un Cooler Master Masterbox 3.1, e qui ancora Rogo, airflow pessimo, no, per quello che ci devi fare non serve tutto sto coso. A parte che questo case è meglio del Masterbox 5 che in questo momento, perché intanto il core PS1 non ce l'ha e quindi ha più spazio a disposizione, quindi l'airflow va ancora meglio teoricamente, però la gestione dei cavi non so se sarà altrettanto, sì, sarà meglio sicuramente, perché questo case è una gestione pessima dei cavi, però con le temperature non credo che supereranno i 60 gradi, dove il processore anche se lo overclocchi mica la fine del mondo, il dissipatore è sempre un dissipatore buono eccetera, quindi non direi che dovremmo lamentarci del case. Nel caso vi lascerò anche qualche alternativa in descrizione, nel caso che faccia schifo i Cooler Master. Poi va bene, RAM HyperX Predator DDR4 8GB davanti alla 4 3200 MB CL16 a 100 euro, quindi mio Dio, affare della vita, non proprio, però vabbè, sono dettagli. E come hard disk un classico Seagate Barracuda da 1 TB, normale, nulla di così tanto eccezionale in teoria.
D'accordo, a parte che parlo un po' basso, però quelli sono piccoli dettagli. Comunque, niente male come build. Mi piace. D'accordo, passiamo alla build da 800 euro, ovvero quella di fascia media. Ciao! Aspetta. Magia del lighting. Ragazzi, Vai! eccoci qui con la build a 800 euro. D'accordo, allora. Un build che non regge completamente Full HD perché alla fine ho deciso di aggiungerci un SSD per un po' le prestazioni e la scheda video appunto non è 1600 da 6 GB ma 3 GB. Direi di partire dal processore come sempre, i5-8400 che ho visto che costa un po' più del solito e non è neanche disponibile, quindi nel caso vi consiglio di aspettare un pochino, altrimenti dovreste acquistarlo anche a un prezzo tipo 5 € di più, nulla di che però vabbè. Però d'accordo, se non volete attendere spendete quei 5 € in più, quindi non vi dico altro, così la build però costerà un po' tipo 4 € in più del dovuto, però vabbè, mica la fine del mondo. Poi dopo passiamo alla scheda madre, che è una B360, una abbastanza semplice, volevo una anche un po' più bella, però non ho avuto il budget necessario. Abbiamo una Asus Prime, abbastanza semplice, basilare, una delle più economiche infatti. A malapena due banchi per le RAM, quindi nel caso questa la consiglierei di aggiornarla se potete quando ne avete l'occasione, perché è una scheda madre abbastanza semplice, un po' come la mia d'altronde che dovrei cambiare. Poi passiamo velocemente alle RAM. Qua ho due banchi da 4 GB della HyperX Fury, che per MBCS 3000 MHz ho messo 2400 per risparmiare un po' di soldi, dato che come ho già detto prima Intel, al contrario di AMD, AMD Ryzen non sfrutta più di tanto le RAM, non gli cambia quasi niente di avere un 2400 MHz o un 3000, quindi io ho messo una frequenza abbastanza basilare, un po' come le mie praticamente, però sempre dual channel, ci mancherebbe altro. Poi, come scheda video, vi ho detto una 1600 da 3 GB, non sto qua a spiegarvi come funziona, una scheda video abbastanza basilare, molto buona però. Non può reggere completamente il Full HD, ma lo regge abbastanza bene, però a causa dei 3 GB di RAM che mancano ovviamente. Poi passiamo al PSU, poi alle memorie e poi al case. Come PSU abbiamo un CX450M che costa 56 euro, nel mentre tenete rumori assai misteriosi perché casa mia è un casino. L'alimentatore non è affatto male, sinceramente un PSU non è male, è anche se è modulare, quindi potete gestire un po' meglio i cavi e nulla da dire, molto buono, un tandem plus brand, ci vogliono 54, riuscirete a reggere la scheda senza problemi, potete anche cambiarla se volete anche una 1070, 1080. Poi, bene, passiamo alle memorie che ho come, allora, abbiamo l'accoppiata classica SSD hard disk, come hard disk è un Seagate Barracuda da 1 TB, ho preso principalmente questo, sto prendendo il Woody Blue, ma costava di meno e quindi volevo risparmiare quei 4-5 € in più. Poi come SSD mi sono preso uno più lento rispetto agli altri ma che costa di meno, ovvero un Drevo da 240 GB che è molto buono, che costa 45 euro. Diciamo che paragonando tipo al mio 860 euro che costa 15 € di più, è più scrause, cioè più lento diciamo, un po' più lento rispetto al mio SSD per l'appunto, però allo stesso tempo nel senso costa di meno, quindi è un'opzione più vantaggiosa nel caso dovesse risparmiare, non mi interessa chissà quale velocità. Poi passiamo, vabbè, il dissipatore è un Cooler Master con i LED ad aria, mi avevo quei 30 euro in più e siccome sappiamo che il dissipatore di Intel non dico che fa schifo, ma è brutto esteticamente, l'ho preso uno più decente anche con una ventola LED. E come case abbiamo sempre il solito che, d'accordo, potrebbe essere anche un po' basilare, niente, nel caso me ne metterò qualcun altro in descrizione, ma vedo che case sono aumentate un pochettino di prezzo, devo essere sincero, comunque niente, sembra che il case è molto bello, se devo essere sincero. Quindi questa era la build da 800 euro, ora passiamo dalla build di fascia alta, ovvero quella da 1200 euro, e lì sicuramente farò qualche adocchiatina estetica. Per questa build è stato un po' più difficile, ma alla fine ce l'ho fatta, ragazzi, perché sono strapiante. Allora, ragazzi, questa è la build da 1200 euro, però costa 25 € di più, ma vi spiegherò il motivo e dopo potete scegliere se mettere questa cosa in più o no, perché io ho detto che vi avrei messo qualche dettaglio statico in più ed è l'ho fatto, però ho sforato il budget di un pochino di soldi, però capiamo che se si tratta di fascia alta uno può anche spenderci 25 € in più, anche se non sono necessari, vi spiegherò il perché. Allora, partiamo dal processore, i5-8600K, abbiamo un processore di fascia
medio alta, anche alta volendo possiamo finirlo. 6 core, 6 thread o 6 core 12 thread, non ricordo bene, però le caratteristiche potrebbero essere. Boh, non c'è scritto, che bello, Amazon ci fornisce sempre tutto quanto. Sì, 6 core e 6 thread, comunque avevo ragione, frequenza di 3,6 MHz, GHz, che potete overclockare, poi a 9 MB di cache, al contrario della vecchia generazione che ne aveva fino a 6, il che è buono avere più cache, potrebbe essere molto utile per appunto lavoro, cioè per uso lavorativo. Poi dopo è overclockabile, questa è una cosa abbastanza buona perché potete portarlo anche a 5 GHz senza problemini e ve lo consiglierei. Poi aspetta, non ho messo il dissipatore ora che ci penso. Oh mio Dio, oh là là. È vero, non abbiamo il dissipatore, quindi non potete overclockarlo. Taglio tattico. Beh ragazzi, siamo tornati dopo lo switch tattico e vi spiegherò tutto. Intanto ci ho guadagnato 25 euro in più a causa per il dissipatore, quindi vi spiegherò ancora meglio. Praticamente ho aggiunto un paio di cose, ovvero un kit a ventole RGB addressable, ovvero della Aigo, aggiungendoci anche delle strisce a LED, che sarebbero però delle strisce tipo magnetiche, quindi non si possono neanche. Tipo ad esempio queste qua sono delle strisce LED normali, queste sono magnetiche, non possono muoversi, fare queste cose strane, possono soltanto attaccarsi al case, tipo una parte qua, una parte sopra, e non possono fare una curva, per farci capire la situazione. È un kit a 50 € che con un controller e tutto potete gestirlo al meglio. Quello che vi dico io è che se volete questo dettaglio statico in più, che non è necessario, ma anche però potete migliorare un po' con le temperature, ovviamente vi costerà quei 50 € in più nel caso ne aveste, se volete quel dettaglio statico in più, perché se no altrimenti anche gli statica, questo che se non ha fatto male, perché si basa tutto sul bianco e il nero per lo più, e vi spiegherò perché. Comunque il processore l'abbiamo parlato, la scheda madre è una Z370 appunto per garantire l'overclock, è l'unica che è più o meno bianca appunto per stare un po' col case della Asus. Che però non spenderemo 164 ma spenderemo 140 perché ne la prenderemo dall'Amazon Warehouse, quindi avrà qualche piccolo difettuccio, però è un usato a ottime condizioni, quindi non dovreste avere particolari problemi, avrete qualche graffetto da qualche parte, ma nella fine del mondo a mio parere. Altrimenti se volete fare a meno del bianco prendete anche una scheda madre Z370 140 euro, basta che vi permetta di overclockare il processore, nel caso vi lascerò qualche alternativa in descrizione. Poi come scheda di una 1078 GB, nulla di eccezionale, comunque l'ho presa sempre dal warehouse perché così ci risparmiamo qualche piccolo solduccio che potrebbe esserci utile per altro, e comunque nel caso vi interessi, perché il warehouse non è che dura all'infinito, vi darà qualche uno, due, massimo tre pezzi, nel caso a meno che non sia un venditore che ne vende un sacco. Perciò vi consiglio di passare nel gruppo appunto del canale delle offerte che pubblica un sacco di schede video, quindi nel caso potete trovare anche una 1070 che costa meno rispetto a questo prezzo, quindi anche risparmiarci nel caso. Link in descrizione del gruppo. Poi, vabbè, la RAM l'ho lasciata uguali e non andrò di RAM bianche che costano più o meno anche queste sui 90 euro, così. Quindi vi ho lasciato queste così almeno fa anche un po' di contrasto che si abbina un po' con la scheda video che è nera. L'alimentatore è sempre stesso, tanto c'è il copri PSU e non si nota, anche se si notava, tanto c'è anche un po' di bianco, un po' di nero anche qua, quindi si intonava un po' con tutto lo stesso. Poi, d'accordo, vi ho detto il kit RGB, poi come dissipatore ho messo uno della Arctic Freezer, l'ho preso principalmente per il fatto che esteticamente si abbina completamente al case, dato che è sia bianco che nero e anche la miele, ovvero la parte diciamo fatta in alluminio per dissipare, è completamente nera e quindi si intona perfettamente con i colori del case, che sono per l'appunto bianco e il nero, e poi sembra che si tratta di un dissipatore molto buono che potrebbe garantire un buonissimo overclock. Forse dei 5 GHz è un po' esagerato, però secondo me un 4,5 riuscite a farlo anche. Se nel massimo un 4,5 potete farcela. Poi vabbè, l'SD abbiamo fatto un piccolo salto di qualità, per quale motivo ho aggiunto un 860 EVO che è un po' più veloce rispetto al normale. Volevo aggiungersi quella 500 GB, però dopo avrei sforato fin troppo il budget. Però sempre che ho voluto mettere 1.60 € perché volevo avere un po' più di velocità, perché è il mio SSD che è sicuro che è un qualcosa di fantastico. Però se volete risparmiare 20 € prendetevi anche il drive di prima, che è un buon SSD. Nulla, poi vabbè, ovviamente solito Seagate barracuda 1 TB come non poteva mai mancare. D'accordo, comunque questo build secondo me è stata molto molto bella perché ha dei colori veramente buoni. E sinceramente,
Vi ricordo che i LED sono con questi qua, sono completamente personalizzabili al software, quindi potete fare anche qualche gioco di colori anche col bianco e il con il bianco. Secondo me ci potrebbe anche stare un sacco con questa build. E d'accordo ragazzi, da questo io con questo video spero sia piaciuto, in tal caso lasciate like se andato iso al canale, io spero questo video sia piaciuto, in tal caso lasciate like se veramente andato, 25 like se vedo un prossimo episodio di 3 build del mese, e niente ragazzi, da questo video vi vediamo in un prossimo video ragazzi.